Se siete qui per la data di rilascio del nuovo Inazuma Eleven, mi dispiace, ma ancora non ce n'è una. Verrà sicuramente data durante il Tokyo Game Show. Se invece siete rimasti per il trailer e per un'analisi quantomeno dettagliata di quello che andremo a vedere, beh, benvenuti. Ovviamente iniziamo con un nuovo stile grafico, non ci aspettavamo di meno, è sicuramente un passo avanti rispetto a quello che ci hanno presentato quando era ancora in fase beta, più o meno quello che era Ares, comunque sia. Già qui vediamo qualcosa di molto molto diverso. Qui è l'entrata in campo, probabilmente sarà la prima entrata in campo, ma comunque abbiamo sistema di gioco. Come possiamo vedere in questo caso, noi abbiamo il controllo di palla e possiamo andare o a destra o a sinistra o anche un po' indietro, ma c'è comunque un timer e abbiamo aumentato la barra della tensione, il che è fantastico. Quindi ora possiamo sfruttare i punti che abbiamo accumulato per una tecnica speciale. Poi qui possiamo vedere che possiamo scegliere se tenere la palla o passarla. Negli scorsi Inazuma Eleven, quando c'era un passaggio che poteva essere anche intercettato da un nostro avversario, e quindi andavamo testa a testa per decidere a chi andava la palla, non potevamo decidere se passarla o tenerla, ma era casuale. Invece oggi possiamo scegliere, il che è tutto a nostro vantaggio. Purtroppo però sembra che le partite scorrano in tempo reale, quindi saranno o molto lunghe oppure i tempi dureranno di meno. Qui ad esempio abbiamo ripreso palla, possiamo scegliere se giocare in verticale o in orizzontale e possiamo anche giocare con il touchscreen del Nintendo Switch, il che è tutto quanto a nostro vantaggio. Bisogna vedere come si traslerà questo poi su PlayStation, ma non ne ho idea. Inoltre, prima di usare una tecnica speciale, ci verrà rivelato quanti punti andremo a consumare dalla barra in alto, che si illumina in base a quanta tensione consuma una tecnica. E personalmente ritengo che la tensione sia molto meglio dei punti individuali. Oh, questa è la cosa più interessante. Davanti alla porta possiamo anche decidere di non tirare, oppure passare la palla al compagno e far tirare lui. Però mi sembra che non si possa decidere se fare una tecnica speciale o un tiro al volo. Possiamo andarlo a rivedere velocemente. Qui decidiamo di passare la palla ad Axel e Axel e va in rovesciata perché la palla è presa al volo. Il che va bene, e se vediamo sotto non abbiamo Y, che molto verosimilmente è il tiro, perché sopra la X è long kick, che sarebbe calcio lungo, quindi un cross, penso, e la A per passare, e B che è per lo sprint, perfetto, quindi Y è per tirare oppure per le tecniche speciali. Sì, come vediamo in questa immagine, Y è per le tecniche speciali, ad esempio la ragazza ha Fujin no Mai, che dovrebbe essere danza del vento. Lei è un attaccante, però. Inoltre, vediamo che qui Axel non ha ancora il tiro, ma ha Inabikari Dash, quindi scatto fulmineo dovrebbe essere, non ricordo il nome. Comunque sia, è una tecnica di smarco, non è una tecnica di tiro. Qui c'è stato un cross e il nostro giocatore della squadra tira al volo. Ok, non so se mi vada molto a genio questo. Quindi se noi facciamo un cross, il nostro compagno di squadra tira al volo in rovesciata. Inoltre sembra che abbiamo un set di tecniche predefinito all'inizio. Quindi ad esempio qui Riccardo può solo usare The Mist, la nebbia. Cinta di nebbia si chiama in italiano, vero? Inoltre quando fanno le tecniche non sentiamo le voci. Potrebbe essere una scelta vincente fare solo dei grugniti o dei versi, perché alla lunga sentire sempre la stessa voce può anche dare fastidio, come accadeva in Strikers. A me personalmente non dispiaceva, però capisco il motivo. È come se i Pokémon ogni volta che lo mandi in campo dicessero il loro nome, sarebbe devastante alla lunga. Si parlava anche delle abilità e sembra che Mark abbia più di una o due abilità. Ne ha ben quattro in questo momento, più una sbloccabile che possiamo dare noi forse. Partendo dall'alto, la tensione massima più... Ah, puoi aumentare la barra della tensione. O si carica più velocemente. Tensione più 5, ecco, può aumentare la tensione più 5% velocemente. Poi c'è la stamina massima del team, quindi la resistenza che tutta quanta la squadra ha. E sotto, che però mi sembra che sia bloccata, quindi devi raggiungere il livello 50 per sbloccarla. Quindi ogni livello, o meglio, ogni abilità ha un livello che è da sbloccare. E quell'ultima, a livello 50, aumenta aumenta l'offensiva dei giocatori montagna di tutta la squadra. Quindi quando attacchi per mantenere il possesso di palla.
interessante. Però qui ci viene fatta vedere solo le sue abilità, ci vengono fatte vedere. Informazioni che avevamo già visto comunque nello scorso video, in quello che Akira Ino ci ha detto quando ha aggiornato il blog, quindi alla fine cose che già sapevamo bene o male. Però nuove informazioni le avremo il 16 settembre, quando uscirà il terzo video promozionale. E il 21 settembre al Tokyo Game Show, dove ci sarà la demo giocabile di Victory Road. Direi che è tutto per questo momento, allora. Non ci sono altre novità. Lo stile di gioco touch lo sapevamo, lo stile di gioco in verticale o in orizzontale anche, e tutto il resto è cose che avevamo già visto la scorsa volta. Anche l'online c'era nel blog, quindi probabilmente stanno ancora rivedendo il tutto, perché c'erano cose che non andavano affatto bene. Però questo è quanto. Ragazzi, non c'è altro da trattare nel video, è tutto. Quindi, per quanto riguarda nuove informazioni su una Zoom Eleven, ci si rivede il 16 settembre e poi magari con l'analisi della demo del Tokyo Game Show. Mentre per gli altri video, come sempre, seguite la programmazione. Noi ci vediamo domani. Ciao!